Rieccoci, rieccoci in studio per l'ultima parte di Obiettivo Inter, seconda puntata 16 settembre, ormai è passata mezzanotte, quindi siamo alla vigilia di Dnipro Inter, si può dire, e stiamo vedendo appunto quelle che potranno essere le scelte di Mazzarri. Noi però siamo partiti da tutta la rosa dell'Inter anche per capire quali sono le possibilità tattiche. Abbiamo visto il 3-5-2, il 3-4-2-1 col doppio mediano, utilizzato tra l'altro Medelle in Vilà contro il Torino, non potrà essere riproposto contro il Dnipro perché abbiamo ricordato Medelle squalificato, Nagatomo non è stato convocato. Vediamo anche qual è la terza variante tattica che quest'anno scopriremo, già abbiamo intravisto quest'estate ma anche col Sassuolo negli ultimi minuti, il famoso tridente, la difesa a 4, no? È stato il cavallo di battaglia di tanti tifosi. Quest'anno qualche sassolino, anzi in questo mondiale Mazzarri se l'è potuto togliere. Abbiamo visto un Olanda che ha giocato a 3, abbiamo visto adesso lo stesso Manchester, Van Gaal, vabbè, sempre lui che gioca a 3. Si dice in Europa non si può vincere con la difesa. Questo è l'albero di Natale, no? Il famoso. Sì, diciamo che Osvaldo e Palacio, oppure se giocano Kovacic e Guarin, oppure se giocano Palacio e uno dei centrocampisti, si possono schierare. Mazzarri dice 4-3 e poi vediamo davanti, no? Era una frase tra l'altro che usava anche Leonardo, però con la difesa a 3 anche lui aveva, ricordato, l'undicesimo uomo, il Leonardo, il Boban di turno. Dice Mazzarri però è arrivato un giocatore che, se gioca veramente, grandi complimenti anche per Medelle da parte del mister dopo la partita col Sassuolo, così ci permette di giocare con i due centrali, perché lui il terzo, tra l'altro con il Cile spesso e volentieri nei mondiali, è andato a formare il terzetto di difesa, proprio Gary Medel. 4-3-3, quando lo possiamo vedere? Secondo voi di più a partite in corsa? Vedere i tre davanti vi stuzzica? No. È pericoloso perché magari non abbiamo troppe alternative? Con chi vogliamo partire? Giulio, allora, vedo che a me stuzzica il primo schema che abbiamo visto, il secondo con il 4-3-2-1. È un bello schema, e soprattutto perché prevede l'assenza di Mvilà. Io lo dico oggi che è il 16 settembre. Ma tu devi trovare il tuo capo espiatorio già prima. L'ha no? già trovato. È la guerra preventiva, no, la tua. No, sai cosa? Hai mollato Guarini e ti prendi in Vilà. No, voi vi siete accorti che Medel dà il meglio quando è lontano da Vilà? No, non questo l'ha dimostrato già. Allora, qual è il punto? Che in Vilà, ragioniamo anche sulla storia del giocatore. Quindi ti piace questo 3-5-2 che adesso, ringraziamo la regia, ci stanno mostrando? Sì. Cioè con uno dei due, più la due hai un difensore in più, quindi hai una rocca forte più stretta, e i due laterali, quelli del 5, gli Hernanes e i Kovacic, diciamo. No, i due laterali. Agli esterni. Scusa, Nagatomo e... Eccoli qua, per esempio, qui ci sono i due brasiliani, Jonathan e Dodò. Sì, io... Tu preferisci Nagatomo a destra di Jonathan, lo vedo leggermente più funzionale. Però questi due permette una maggior spinta proprio perché hai tre difensori, fermo restando che devono tornare. E qui Mazzarri, una delle grosse sfide di Mazzarri è insegnare a questi due a fare anche difensori, perché Dodò è straordinario dalla cintola in su, dalla cintola in giù, deve imparare, ma ha 19 anni. Vilà, e qui passiamo allo schema, quello successivo del 4, con quei due mediani. Mediani, il 3-4-2-1. È bellissima come idea. Ma dovresti avere un giocatore come Medel, non eccolo, ce l'hai qua. Vilà a me lascia molti dubbi. Intanto la sua storia, è un giovane giocatore che è già stato depennato dalla nazionale francese, era partito molto bene, è un giocatore che si scioglie come neve al sole, è un po' debole secondo me caratterialmente, è un giocatore che non è cattivo. No, che non è cattivo, no, magari che non ha avuto continuità, però il fatto che in campo abbia dimostrato... Fa falli, ma non è cattivo agonisticamente parlando. Cioè Medel, io non l'ho visto, cioè l'ho visto cattivo come da un punto di vista agonistico, ma non particolarmente falloso. Vilà è un giocatore falloso. Spero che non ci incontra Vilà alla fine di questa allora, trasmissione. Allora, mi dispiace, io credo che di tutti i giocatori... No, ma per la cattiveria, non per... No, ma io per carità, spero che questo diventi il nuovo Emerson dei tempi della Roma, ci mancherebbe. Però la mia sensazione è che nello schema con i due mediani tu togli un posto. Okay. Togli un po', va benissimo come schema, ma dovresti avere un altro tipo di giocatore. Magari in alcune partite più difficili, non so, affronti una squadra che ritieni superiore, allora parti un po' più bloccato. Potrebbe sì, essere quella la. Però ci vorrebbe un altro, non dico Medel, ma un altro mediano. Vilà non è proprio un mediano, mi sembra un giocatore più. Lui è anche un costruttore sì, di gioco, però ha la visione trovo... di gioco, geometrie. Per dirla alla Pino D'Angiò, per chi se lo ricorda, lo trovo statico ed imbranato, calcisticamente parlando. E su questo Michele direi di andare alla telefonata. Continuo ad augurarmi che lui non lo incontri quando usciamo dallo stadio. Beh, più che altro gli regalerò il CD di Pino D'Angiò. Perfetto. Pronto, chi c'è con noi? Sì, ciao Tiziana.
Ciao, con chi parliamo? Buonasera direttore, sono Giambattista. Ciao Giambattista, ben trovato. Grazie, volevo salutare tutti i tuoi ospiti e salutare la bravissima e bellissima Tiziana e volevo dire una cosa. Prima farvi i complimenti del bentornato e poi volevo dire che siete voi la ciliegina sulla torta. Troppo gentile, troppo gentile. Bel complimento. No, poi noi abbiamo... a Kevin da buon francese, lui è lo champagne. Speriamo di stapparlo e di festeggiare con l'Europa League. Il vestito già ce l'abbiamo dato, la maglia è da festa, quindi siamo a posto. No, volevo dire, in squadra quest'anno la vedo bene, i leader abbiamo Vidic, Cardi e Hernanes che per me sono leader, fuori classe abbiamo Kovacic, Andanovic, Ranocchia, Nagatomo, Medel, Juan Jesus, Palacios, Valdo e Cardi, per me sono fuori classe. Tanti. L'Inter, ma per te Giambattista, invece io volevo chiederti due cose essenzialmente, giovedì e domenica. Tu vorresti vedere 22 giocatori diversi tra Ucraina e Palermo oppure ancora all'inizio della stagione non bisogna stravolgere troppo? Questo è il solito dilemma di quando si fa l'Europa League e si gioca il giovedì sera e la domenica sera, tra l'altro sono trasferte lontane. Ma io, secondo la mia opinione, non cambierei troppo la squadra visto che si sta muovendo bene, sta giocando bene. Però mi fido di Mazzarri, a fine anno tireremo le somme, se poi va esonerato lo esoneriamo, però mi fido. No, volevo dire che io l'Inter la vedo molto su, dietro l'Inter come squadre vedo prima di tutto la Roma, la Lazio, il Napoli, poi vedo altre, la Fiorentina, Verona, Sampdoria, Palermo, Sassuolo, Udinese, Torino, Genoa, non vedo l'altra squadra di Milano e neanche quella di Torino. quindi l'ambizione cresce. Tu sei tra quelli che non mettono mani, diciamo, davanti alla provvidenza, cioè, ma non poniamoci limiti, come diceva Kevin prima, cioè, una grande squadra deve anche pensare in grande, anche quando non è la più forte, no? Esatto. No, dai, diciamo che anche il distacco che abbiamo avuto l'anno scorso da Juve e Roma, abbiamo avuto anche, sono state motivate anche da altre situazioni extracalcistiche, perché sappiamo com'è andata l'anno scorso, con tra federazione, arbitri e tutto. La Juve ha viaggiato a mille sulle ali dell'entusiasmo grazie al media e tutto quello che gira intorno. Dici, è andato tutto bene. Giambattista, prima di salutarti volevo chiedere anche il tuo parere, non so se è già stato su intertv.it il nuovo sondaggio di oggi, è stata presentata la terza maglia, quella azzurra chiara, è più bella quella bianca come seconda, che qui abbiamo bocciato quasi tutti, la prima, il gessato o il tradizionale nerazzurro, tu chi voti? Ma io non guardo tanto la maglia, guardo la sostanza, del gioco. Poi se portano una maglia un bel azzurro, come la terza maglia, mi piace. La prima maglia da lontano, come dici anche te Michele, non è che si nota tanto il righettino, però è stata premiata come tra le prime tre maglie migliori e quindi va bene. E quindi va bene così. Grazie Giambattista, un abbraccio. Ciao Giambattista. Grazie a voi e auguri. Grazie. Ciao a tutti. Sì. Importante della società, che, sì, cioè dell'atteggiamento razionale. Allora, degli acquisti arrivati, solo un giocatore è stato pagato il cartellino per intero, cioè che Medel. Tra l'altro a rate, quindi la prima rata. No? Però lui 8 milioni costava e l'Inter ha deciso di fare un investimento certo, affermativo, certo, sul giocatore. Vila, diritto di riscatto. 2 anni di prestito addirittura. Sì, mi sembra sui 7 Dodò milioni. Anche. Dodò anche. E Vidice Osvaldo, mi sembra 8. Diritto, esatto, di riscatto. Con 1. Mm-hmm. Ecco. Questo vuol dire che la società ha
messo l'obiettivo per usare il... Per stare in tema. Tra l'altro poi ci dirai chi ti ha dato questo... Tra l'altro ti facciamo vedere anche, Giulio, la nostra nuova... Vogliamo scoprirlo di chi è il copyright, perché se no... Eh no, è nostro, dai, diciamo nostro. Ah, nostro. Vabbè. Possiamo vedere la nostra pagina... Un genio uno che ti ha dato comunque... dire... Comunque l'obiettivo, certo, c'è una società... Vogliamo mostrare la nostra pagina Facebook anche, intanto che... Che tu ci parlavi proprio dell'obiettivo, così centrare l'obiettivo, eccola qua. Sì, cioè la certezza dell'obiettivo. Il giocatore che oggi sta convincendo di più è il giocatore su cui la società ha posto maggior fiducia. Questo significa che l'Inter ha preso la retta via, quella del capire. E no, questo è importante. Cioè io non ho trovato uno, correggetemi se sbaglio, uno di voi leggermente dubbioso su Medel. Su Medel. Assolutamente. Io più che altro darei tempo prima di fare delle valutazioni, ripeto, secondo me è iniziare a dire lui è bravo, lui no, lui così, anche in Vila che magari sembra un giocatore arrivato dal nulla perché arriva dalla Russia, bisogna capire un po' la storia. Non arriva dal nulla e tu lo sai. Ti dirò anche il perché delle sue scelte e del suo percorso. 3-4 anni fa ricordo che è successo un casino in Francia con Ribéry e Benzema attorno a questa ragazza minorenne e purtroppo la federazione ha deciso di non prendere provvedimenti perché dietro c'era questo famoso mondiale, queste allora di qualificazione, partita importante, ha lasciato passare. Purtroppo per Envila e Griezmann, quello che adesso gioca all'Atletico Madrid, loro erano con la nazionale Under 21 a fare il ritiro per l'Europeo. Si sono fatti beccare, questo è veritiero, potete guardare su internet, sì, sì, su tutto. È storia, diciamo. È storia. Si sono fatti beccare ad uscire una serata durante il ritiro e la federazione non ha trovato altro come stupidità che, a titolo di esempio, punire in modo ultra severo questi giocatori, a tal punto che la sospensione di nazionale per questi due giocatori scadeva per Griezmann a dicembre. Infatti, se guardi prima, non è mai stato in nazionale. Per Envila a giugno di quest'anno. Quindi il giocatore non è stupido partire in Russia perché si fa dimenticare. Dice, cambio e vita. Poi tornando all'Inter riparto da capo. Quindi secondo me non dobbiamo valutare quello che abbiamo visto fin da oggi. Dobbiamo avere fiducia in lui. Secondo te un fenomeno la federazione francese non tornava su. Io mi ricordo che al Rennes si parlava di lui come il futuro, non sto scherzando, sì. Patrick Vieira all'epoca. La valutazione Kevin era arrivata a superare Patrick i 20 Vieira. Milioni di euro solo due anni fa. Al Rennes era un giocatore che faceva la fase difensiva come l'ha fatto Medel col Sassuolo e faceva la fase offensiva come la faceva Kovacic, senza esagerare. Non in Francia sono esplosi altri giocatori nel frattempo, il Pogba, lo stesso Matuidi. Esatto, quindi voglio dire, diamo tempo a questa Inter e diamo fiducia, le valutazioni le faremo. Però io vorrei aggiungere anche, Giulio, scusami, vorrei aggiungere anche su un Vila il fatto che lui si è rimesso in gioco un po' nello spirito, diciamo, che di questa nuova Inter, di ripartire, no? Anche lo stesso Vila, per rilanciarsi con una squadra blasonata come l'Inter, ha rinunciato magari a qualche zero in più, zero forse esagerato, però comunque si guadagnava sicuramente di più in Russia, perché ad oggi, in questa fase della sua carriera, lui punta a voler riemergere, a voler essere giocatore. Se l'hanno dato in prestito è perché evidentemente qualcosa non funzionava. In prestito è l'Inter che ha scelto queste varie modalità, tra l'altro in modo molto astuto, intelligente, come hai detto tu prima, cioè pagare 3 milioni la prima rata di Medel, uno il prestito, uno e due Dodò. Lo stesso discorso può valere anche per Dodò. Anche Dodò è in prestito fino per un biennio, sì, per due anni. E la Roma che ha toppato, secondo me, ma pesantemente anche. Insomma, le varianti sono tante. Io su Sembilà penso che sia semplicemente in ritardo di condizione, perché è un giocatore, esatto, con un fisico importante, si deve adattare, si può valutare a settembre. Certo che Medel, chiaramente, voi avete sottolineato le doti di recupero palla e di interdizione, però io vorrei sottolineare che Medel è uscito dal partito col Sassuolo con 94% di passaggi riusciti. Certo. E la stessa cosa, una percentuale simile l'aveva fatta nella partita Brasile-Cile, di cui ci ricordiamo della sua prestazione. E giocava in difesa, dove si può sbagliare. Esatto, per cui è un giocatore nettamente più completo di Envila. Non credo che possano essere messi a paragone, a meno che non ci sia poi lo schema del doppio mediano. Sono d'accordo. Ma io trovo che, è vero, diamo tempo al tempo, nel senso che aspettiamo giudicare. Siamo a metà settembre. Assolutamente sì. Medel probabilmente è un giocatore che fa anche meno fatica ad entrare in condizione rispetto a Vila, perché è dal fisico un po' differente. Dopodiché nulla, non togliamo nulla assolutamente
alla piacevolissima sorpresa che è Medel in queste prime apparizioni. Però io trovo che ci sia in generale una maggior duttilità e disponibilità da parte dei giocatori, no? Un po' perché probabilmente il fatto di avere dimenticato tagliato totalmente con il passato. In passato ha riequilibrato una serie di valori anche all'interno dello spogliatoio, no? Senza nulla togliere alle grandissime cose che gente come Walter Samuel, che non pensarlo più all'Inter mi fa commuovere, no? Ma, cioè, forse era anche giunto il momento per fare queste scelte. Ma dico anche che c'è maggior duttilità, nel senso che un Medel che ti può fare sia il centrocampista che il difensore è un valore aggiunto, certo. Ma parlo anche di seconde linee come Crin, che probabilmente è stato quest'anno riconfermato all'Inter semplicemente perché è un prodotto del vivaio. Lui, Obi, Andreoli. Però Crin, io gli ho visto fare qualche partita l'anno scorso col Bologna da centrale difensivo, per esempio, e non ha giocato per niente male. Allora, avere un uomo che comunque in qualche modo ha la malparata, perché sappiamo che il campionato è lungo, la Coppa, ci sarà la Coppa Italia, gli dicendo, riesce ad inserire comunque personaggi di questo tipo che in qualche modo si allineano a quello che è lo spirito nuovo dell'Inter in tutti i sensi, io credo che possa essere solo che positivo. Intanto Michele, ricordiamo sì. I nostri recapiti, perché i nostri amici da casa ci scrivono, ma possono anche chiamarci allo 0233213466. Sì, c'è lo spazio magari per un'ultima chiamata sul finale di trasmissione. Sì, abbiamo ancora tempo, e oppure scriverci un'email andando sul nostro sito www.intertv.it compilando il form a diretta@inter.it, così come ha fatto un nostro amico da casa che ci dice che è in disaccordo con il signor Peroni, perché tra Mbilà e Medel non ci sono paragoni. Mbilà è di un'altra categoria, è solo fuori forma. Ci provocano, Giulio. Vediamo la reazione di Giulio. Io spero, ragazzi, spero, perché se per caso si viene fuori un altro mediano coi fuochi, come dice ben venga per l'Inter. Ma ragazzi, diventa veramente un centrocampo incredibile. No, però io Kovacic credo che sta in fase, cioè, no, di ascesa totale. Ma è incredibile. Io credo che però la storia, come diceva Kevin, di Mbilà e Medel sia completamente diversa. Cioè, quella di Medel è un'ascesa, è arrivato nel momento giusto della sua carriera per arrivare a voler dimostrare di essere un giocatore a livello internazionale, mediano, sappiamo i suoi pregi, magari anche qualche suo limite, però è lui a 27 anni, quello è un investimento sicuro, e su quello credo che, come dicevi tu, Ausilio ha fatto bene anche a bloccarlo definitivamente. Per quanto riguarda Mbilà invece è tutto un altro tipo di giocatore. A 20 anni Mbilà, io ricordo benissimo quello che diceva Kevin, era un giocatore che con 20 milioni non lo prendevi dal Rennes, c'erano sopra tutte le squadre più forti d'Europa, vecchio pallino tra l'altro di Ausilio, che ha del settore giovanile. Ti ricordo che Stefan Dalmà a un certo punto sembrava un fenomeno e venne scelto a Seedorf, e alzi la mano chi pensava che l'Inter no, ma io ti voglio ribaltare, Giulio, ti voglio ribaltare la questione, nel senso che l'Inter aveva un vuoto che si era una voragine, no? L'abbiamo detto tutti, va via Cambiasso, il perno degli ultimi 10 anni. Tu come società avevi il dovere di mettere più sassolini possibili in quel punto. Hai Crin, hai Medel, hai Mbilà, ce ne andrà bene almeno uno. Kuzman, ma assolutamente. No, ma volevo dire, no, un momento, sia chiaro, io non sto criticando la scelta della società, che oltretutto è una scelta oculata per la serie. Vai bene, ti tengo, non vai bene, arrivederci, te ne torni in Francia o in Russia. Il punto è un altro, il punto è che il giocatore, io sono abituato da anni, non è presunzione, ma un po' il mio modo di vivere il calcio, il giocatore lo studio, intanto chi ben comincia. Allora, lui col Torino ha fatto una partita che definire molle è poco, e lì con la condizione atletica non c'entra niente. Io voglio vedere il giocatore che lotta, che mangia il terreno. Ma se non è Kevin ne sa qualcosa, sempre riesce a farlo. No, non è vero, perché tu puoi anche essere indietro di condizioni, ma alcuni minuti li fai, la volontà la vedi. Invece l'ho visto almeno per quella partita, circoscriviamo quella partita, lezioso. Ma Giulio, scusami, quanto può essere responsabilità di Mbilà e quanto può essere responsabilità della qualcosa partita, che non ha funzionato in quella partita? Per cui è chiaro che se non è in perfetta condizione atletica, è praticamente all'esordio e capita in una situazione dove comunque hai di fronte il Torino, non hai di fronte
sì, come ricordava Torino, prima. Però il Torino è una squadra, la preparazione per l'Europa League è un'ottima squadra, in quel momento era la squadra più in forma che c'era, no? Il Torino è la squadra che è partita prima. Attenzione, perché io reputo il Torino una squadra che comunque ti può dare certi riferimenti, ma ripeto, secondo me uno, il contesto, perché giocare a Torino non è facile, è allenato bene, due, tre, non era l'unico ad aver fatto una gara diciamo un po' sotto, quindi è un conto, gli altri giocano bene, poi tipo col Sassuolo abbiamo visto un Hernandez e un Nagatomo un po' sotto, voglio dire, hanno fatto una partita da 6, ma si vede. A Torino, se devo valutare... Hai letto le mie pagelle? No. Vede che no, perché siamo d'accordo, abbiamo visto siamo sulla stessa diciamo, però il punto, non pensate... Però secondo me non è facile arrivare a giocare la prima partita ufficiale con l'Inter in questo contesto, è quello che voglio dire. Poi sono d'accordo con te. Ma voi dareste, scusate, sì, secondo me, io l'ho detto all'inizio della trasmissione, la chiave sarà Hernanes, perché questo giocatore che è nella zona nevralgica, se diventa un socio di palleggio di Kovacic, ma diventa anche quello che sa tornare, diventa l'undicesimo giocatore di valore, cosa che dovrebbe essere in teoria, ma ancora nella pratica siamo lì. Quindi quello di Anvilà è un falso problema, nel senso che non sarà Anvilà a dare, secondo me, quella spinta tattica. Cioè noi il medianiaccio, ce l'abbiamo già, quindi sarà eventualmente un'alternativa. Certo, con le tre competizioni magari a Dnipro ti fa comodo un giocatore così, sì, quando c'è bisogno di fare... Ma io ho le chiavi del centrocampo, scusate, a Medel, non lo dico con trionfalismo, con i violini già pronti, sì, sì, a sferrazzare, penso di potergliela dare. Vi là ho qualche dubbio. Io vorrei tornare, Giulio, a questo proposito, una carrellata sui tre moduli che abbiamo visto, perché... il 3-5-2, il doppio mediano e il 4-3-3. Per capire proprio a centrocampo, siccome se ne è parlato tanto quest'estate, Mazzarri non rischierà mai le due punte più le due mezzali, subito tutti smentiti, perché ha giocato con le due punte quando c'erano a disposizione. Ricordo che a Torino Osvaldo poi è tornato anche dalla nazionale perché non era al 100%, aveva dei problemi muscolari, e a centrocampo sono stati impiegati sia Kovacic che Hernanes, scegliendo un solo mediano. Ecco, chiedo appunto alla regia se possiamo rivedere il 3-5-2 e poi l'altro modulo, proprio per capire, secondo voi, si riuscirà a, eccolo qua, il 3-5-2, a vedere o un Medel o un Villà in quel ruolo di mezzala? Perché anche se passiamo al 4-3-3, Mazzarri dice che cambia la difesa, può cambiare l'assetto, ma i tre di centrocampo restano così, col mediano davanti alla difesa e le due mezzali. Quindi ben venga, perché vedremo sempre due giocatori di qualità, due giocatori che si devono inserire, oppure è possibile vedere anche il doppio mediano in un modo diverso da quello che abbiamo visto col 3-4-2-1, cioè uno dei due che va anche più spostato in campo, non so, io ricordo un Milan che ha vinto lo scudetto 3 anni fa con un Pirlo che non partiva dal centro, per esempio. No, secondo me Milan può fare la mezzala. La può fare? Sì, tranquillamente, anche perché vorrei portare anche all'attenzione una cosa, ma siamo veramente certi che quest'anno Hernanes è un intoccabile? Perché Hernanes in questo momento non ha un'identità precisa in questa squadra. Come dice Giulio, la può trovare, mi auguro che la trovi. Però, ecco, contro il Sassuolo, per esempio, è vero che lui ha fatto tanto lavoro sporco, però è quello che è rimasto più in ombra di tutti, insomma, aveva sbagliato anche diversi appoggi all'inizio. Per cui, io penso che Envilà sia più spendibile nel ruolo di mezzala rispetto che nel ruolo di mediano, se il mediano non solo. Se il mediano è doppio, allora a quel punto Medel e Envilà possono giocare insieme, e Hernanes, anche a quel punto, chi va giù dalla torre? Hernanes, perché Hernanes se lo sposti più avanti non ha lo spunto, non ha il tempo del tempo. Però con la Lazio ci aveva fatto vedere, anche se lui dice che non è il suo ruolo preferito, proprio questa sua caratteristica di andare al tiro, di tirare di più, di segnare, di giocare dietro la punta. Ma guarda, io quando ho visto con la Lazio, io ho visto che lui riusciva ad andare quando aveva campo aperto, ma era anche un punto di riferimento, era lui il leader di quella squadra, mentre qui i leader stanno venendo fuori pian piano, insomma. Secondo me Kovacic in questo momento, per questa stagione, può essere più concreto di Hernanes, soprattutto come peso specifico in zona gol. Ecco, siamo già ai titoli di coda, dobbiamo salutare i nostri amici. È volata, però io volevo veramente in questi due minuti finali chiedervi questo a proposito del nuovo corso, a proposito dell'Inter giovane che riparte, l'età media, Torri l'aveva promesso, 26 e mezzo, è stato raggiunto l'obiettivo, anzi si è scesi addirittura un po' sotto, ha esordito un Bailly per esempio con il Sassuolo, ci sono tanti giocatori giovani.
è stata la scelta giusta, raggiungiamo l'unanimità su Ranocchia capitano, così voglio sentire veramente tutti un giro veloce da Fulvio, Kevin, Saturno e Giulio. Per me no. Tu chi avresti preferito? Io la fascia l'avrei data nell'immediato a Vidic e nel futuro a Juan, Juan Jesus. No. Per Giulio? Assolutamente sì, per il peso specifico della persona, più che ancora per il giocatore, ma il capitano deve essere soprattutto l'uomo, quindi sì. Saturno? Bella domanda. Io non credo che Ranocchia abbia la personalità del capitano. La potrà avere? La potrà avere. È vero che allo stato attuale forse la scelta intelligente poteva essere quella di darla a Vidic. Non è mai facile dare la fascia di capitano a uno che arriva. Per cui insomma, ecco, diciamo che è una soluzione di compromesso. Che anche se lui in campo Vidic ce l'ha dimostrata già che, la leadership. Consideriamo, no? Che l'alternativa poteva essere Nagatomo, se parliamo di, ecco, di anzianità. Per cui se l'anzianità deve essere un criterio, diciamo che non poteva che essere così. Dopodiché, secondo me, il capitano è quello che ha la l'autorità di andare a parlare con l'arbitro e la capacità di parlarci senza beccare giallo. Velocissimo Kevin, può essere anche un modo per responsabilizzare Ranocchia, per fargli fare quel salto di qualità che abbiamo invocato sempre in questi ultimi anni? Io secondo me ti dico, Ranocchia è una scelta che può essere interessante, ti dico il perché non hai bisogno oggi di un capitano che strafa, parla di qua di là. Il capitano prima di tutto deve essere una persona che dà l'esempio, perché non mi venite a dire che Zanetti è uno che andava dall'arbitro a parlare ancora di qua di là. Zanetti era uno silenzioso che pedalava e con le sue azioni dava l'esempio. Se poi c'era bisogno di dire qualcosa sicuramente lo diceva, ma non in campo, in spogliatoio. Noi non siamo in spogliatoio, quindi non sappiamo se Ranocchia magari in spogliatoio non riprende qualcuno o intanto hanno imposto, hanno messo il muro dei 10 comandamenti, li leggeremo nelle prossime puntate, però siamo ai saluti, Tiziana. Sì, devo salutare Kevin Coe. Grazie Kevin. Priotti, grazie Michele, grazie a voi. Tiziana. Saluto anche tutti. Giulio Peroni e ciao, Fulvio Santucci. Grazie, ciao, buona serata. Grazie a Fulvio, grazie a Giulio. Grazie a te Tiziana, è stato un piacere condurre questo primo martedì di Obiettivo Nerazzurro. Ricordo l'appuntamento domani per chi se l'è persa e con la presentazione della nostra redazione sempre alle 22.30, giovedì, post partita di Dnipro Inter, Obiettivo Inter, canale 177. Ciao!